Bene a tutti ragazzi, Coorgasmi, che sono qui con un nuovo video sul mio canale per variare un po' da FIFA, cioè un video in cui vi parlo, una sorta di vlog, comunque come potete vedere, in cui vi parlo del calcio in generale, del calciomercato, delle squadre prettamente penso italiane, poi non so se svarierò facendo anche campionati esteri. Comunque, come avrete visto molti di voi sulla mia pagina Facebook, ho fatto un post dove volevo che voi mi scrivevate qualche domanda a cui io risponderò con i miei pareri, i miei giudizi sul calciomercato e il calcio in generale delle varie squadre. E per cui se non siete fan della mia pagina Facebook, fatelo, i link li trovate comunque sotto. Spero che questo video si senta e si veda bene perché io ho la reflex, ma è una merda, nel senso che ho la schedina che ha una memoria del cavolo, quindi dovrei cambiare, quindi sto registrando con l'iPhone e essendo buio fuori potrebbe non essere la qualità migliore. Comunque, io direi di non perderci troppo in chiacchiere perché il mio telefono ha una memoria limitata, quindi partiamo subito dalle domande che mi sono state fatte su Facebook. Comunque, continuate a farmele qui nei commenti e anche poi su Facebook come volete voi. Faremo tipo 5 domande, se no diventa troppo lungo il video. Prima domanda ce la scrive Gabriel che mi chiede cosa ne pensi di Bacca al Milan e Kondogbia all'Inter. Allora, di Bacca al Milan ne avevo già parlato nello scorso episodio dei prediction, appunto avevo già detto che il Milan l'ha pagato 30 milioni di clausola, però penso che sia un buon acquisto perché è sicuramente uno dei migliori centravanti in Europa, anche se è stata diciamo, l'alternativa a Jackson Martinez, poi sapete com'è andata a finire quella trattativa. Però sì, forse è stato pagato tanto perché comunque la clausola non è che si poteva fare molto, però io penso che affiancato a un ottimo giocatore potrà dare davvero degli ottimi risultati e ripagare la cifra spesa. Stesso discorso per l'Inter, penso che abbia pagato Kondogbia un fottio davvero tantissimo, in più ha un ingaggio veramente spaventoso di 4 milioni e mezzo per un giocatore molto molto giovane che ha ancora molto da dimostrare, ha dimostrato molto comunque quest'anno. In Champions, è stato uno dei migliori giocatori della Champions League, quindi sotto quell'aspetto è stato davvero un gran colpo. Bisognerà appunto vedere anche qui se sarà in grado di ripagare tutti i soldi spesi dall'Inter in queste stagioni di contratto. Poi andiamo con la seconda domanda, scendiamo qui da Giordano che ci chiede cosa ne pensi della spesa importante per Dybala e in generale del calciomercato della Juve. Allora, io penso che Dybala sia, vabbè, chiaramente un ottimo colpo, anche se è stato pagato tipo 32 milioni, una cifra abbastanza alta, però è un giocatore giovane, un giocatore ancora giovane di prospettiva, che ha fatto molto bene l'anno scorso col Palermo in Serie A, specialmente la prima parte del campionato, e quindi penso che potrà dare qualcosa in più alla Juve, però la Juve, come ho già detto qualche video fa, non mi ricordo quale, la Juve vendendo Tevez, dando via Tevez, che era inevitabile perché voleva andare via, e avendo perso anche Pirlo, si è privata di due giocatori top, veramente due giocatori fondamentali. E questo non so se gioverà alla Juve, bisognerà vedere poi, ovviamente, in questa stagione, chiaramente, se avrò ragione io oppure no, però io penso che la Juve si sia un po' indebolita rispetto all'anno scorso, nonostante abbia preso Dybala, abbia preso Mandzukic, abbia preso Khedira, eccetera, eccetera. Ha comunque giocatori sempre forti del calibro di Pogba che non verrà venduto, penso neanche Vidal, penso. C'ha ancora Morata, quindi bisognerà vedere. Però io penso che un pizzichino la Juve sia indebolita. Andiamo con un'altra domanda, terza domanda. Scendiamo qui, come sarà la prossima stagione del Napoli? Ci chiede Mario, magari la ricolleghiamo a un altro Mario che ci chiede cosa ne pensi di Sarri come allenatore del Napoli. Allora, come ogni volta che si cambia un allenatore non è facile e non è facile anche dall'inizio del campionato fare bene. Penso che il Napoli abbia mandato via Benitez, che a me non mi è mai piaciuto come allenatore, sia chiaro, e abbia preso Sarri che invece, beh, l'ho conosciuto quest'anno, si può dire, però mi ha fatto una buonissima impressione perché è veramente un allenatore, un vero allenatore, ecco, l'allenatore che si fa la gavetta da mille categorie inferiori e arriva fino in Serie A. Questa grande occasione del Napoli, bisognerà vedere se con i nuovi acquisti, comunque è arrivato Valdifiori, arriverà penso Astori, Allan, non so se l'ha già preso, bisognerà vedere poi anche altri acquisti che farà il Napoli.
Io non sono sicuro che sin dall'inizio il Napoli otterrà grandissimi risultati, però comunque sia penso che dei buoni risultati in campionato il Napoli li farà, li avrà. E quindi penso che sia stato giusto dare questa fiducia a Sarri, che ripagherà, penso, i tifosi del Napoli. Andiamo con una quarta domanda che è di Francesco, che ci chiede della Roma. Se, pensi che se la Roma prendesse Romero in porta, Baba a sinistra e Dzeko in attacco, potrebbe lottare per lo scudetto? Beh, adesso il campionato, secondo me, il campionato italiano quest'anno sarà molto divertente, molto bello perché si stanno rinforzando moltissime squadre e quindi sarà veramente una bella lotta. Inoltre, come ho detto prima, secondo me la Juve un po' si è indebolita, quindi ci saranno molte più chance per le altre squadre. Secondo me una squadra che farà molto bene sarà l'Inter, poi bisognerà vedere il Milan e anche la Roma che comunque con la squadra dell'anno scorso più nuovi innesti, nel caso appunto arrivasse Dzeko, però penso che arriverà. E qui si parla di Baba a sinistra, anche se costa tanto, però è un buon terzino. Penso che sì, ovviamente potrà lottare per lo scudetto, è forte in tutti i reparti. Poi quest'anno tornerà a disposizione, si spera, Strootman, che con Nainggolan e Pjanic formerà un grande centrocampo. E poi bisognerà vedere appunto se arriverà Dzeko, formeranno anche un bel attacco, oltre a una difesa solida come abbiamo visto anche quest'anno. Mentre andiamo con l'ultima domanda di questo episodio, se no veramente dura troppo. Vediamo qui Giuseppe che ci chiede: ci daresti il tuo parere su Osemauri? Quindi un'altra domanda sul Milan. Beh, Osemauri io cioè, non è che l'ho visto tanto giocare, però da quel che so è veramente un giocatore di talento, una prospettiva importante per il calcio italiano e ovviamente anche per il Milan. C'è un mio amico che è tifoso del Parma, anche se lui è di Milano. Diciamo che tifa Parma e simpatizza per il Milan, che mi ha appunto detto che il Milan ha fatto veramente un ottimo acquisto perché lui, guardando tutte le partite, a volte va anche al Tardini a seguire il Parma, ha detto che il Milan ha fatto veramente un buon colpo, ha preso un giocatore di prospettiva che potrà essere molto importante per il futuro appunto della squadra. E quindi direi di concludere qui, visto che non lo conosco molto, Osemauri, però la prima stagione penso in Serie A ha fatto molto bene. Discretamente bene, ha fatto anche tipo un paio di gol, un paio di assist o qualcosa del genere. Bisognerà vedere quanto spazio ovviamente troverà nel Milan quest'anno. Comunque, direi di concludere qui, raga, se no il video viene troppo lungo. Spero vi sia piaciuto, spero vi sia stato di vostro gradimento, vi abbia intrattenuto. Come sempre vi invito a lasciare un bel pollice in su, un bel like, 300, 400, un milione di mi piace, e uscirà un nuovo video se la serie è di vostro gradimento. Fatemelo appunto sapere nei commenti e inoltre scrivetemi qualche altra domanda che dovrò trattare nel prossimo episodio, magari anche trattando altre squadre. Per esempio, non abbiamo parlato della Lazio o di, boh, non lo so, Fiorentina. Ditemi voi. Iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter e tutti i link li trovate come sempre in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, anche dal mio cestino. Bella raga!